dell'ultima parte, la fase finale della rivoluzione francese, che è cronologicamente abbastanza corta, diciamo, sono 3 anni, però molto densi, dove succedono molti eventi. Riparte cronologicamente subito dopo la battaglia di Palmico, di cui ha parlato Gianmarco, che era il 20 settembre. E noi ripartiamo esattamente dal giorno dopo, il 21 settembre del 1792, quando durante la seduta della convenzione, durante una disputa tra i Girondini e i Sanculotti appoggiati dai Giacobini, prevalgono questi ultimi e portano alla dichiarazione della caduta della monarchia in favore della Repubblica. Si arriva così a quello che è detto l'anno 1 dell'età repubblicana, e da quel momento in poi si inizierà a contare gli anni di conseguenza, quindi l'anno 1, l'anno successivo sarà l'anno 2 dell'età repubblicana e così via. La prima situazione che si trova a dover affrontare la convenzione è la decisione da prendere riguardante la sorte del re. Anche qua prevalgono i Giacobini, che erano dell'opinione che fosse necessario liberarsi del re, toglierlo definitivamente dalla scena politica. Pertanto viene condannato a morte il 21 gennaio del 63 e verrà poi ghigliottinato. Questa è una raffigurazione appunto dell'esecuzione pubblica di Luigi XVI. Subito dopo, l'esecuzione pubblica del re, le grandi potenze europee non possono fare a meno di intervenire, in quanto vi erano già dei motivi di tensione fra la Francia e il resto delle potenze europee. In particolare, subito dopo Valmy, la Francia aveva intrapreso una campagna di conquista dei territori e non si stava limitando solamente a recuperare i territori perduti, ma aveva conquistato appunto la Savoia, la Renania e il Belgio. Inoltre si stava diffondendo sempre di più l'idea che era portata avanti da Danton, secondo cui la Francia sarebbe dovuta intervenire con le armi a favore degli stati che avrebbero provato a rivoltarsi anche loro contro i sovrani. A questo si aggiunse infine la decapitazione pubblica del re, che lasciò molto scalpore fra le varie potenze europee, e quindi Inghilterra, Prussia, Russia, Austria, Spagna, Portogallo, Olanda e in seguito anche il Regno di Sardegna e il Regno di Napoli si unirono in una lega antifrancese che venne chiamata prima coalizione. Questi però non furono gli unici problemi che dovette affrontare la convenzione, ma a questo si aggiunsero anche dei gravi problemi economico-finanziari, in quanto uno dei primi eventi della rivoluzione francese fu quello della nazionalizzazione dei beni ecclesiastici. Lo scopo dello Stato era quello di rivendere questi beni ecclesiastici, che ormai sono diventati nazionali, per poter risanare il debito pubblico, insomma usarli come fondi per la guerra e così via. Il problema fu che non fu possibile vendere subito questi terreni, questa moltitudine enorme di proprietà terriere. E allora vennero emessi dei particolari buoni del tesoro, detti assegnati, sono di fatto gli antenati degli assegni moderni, che coprivano il valore di parte del valore di queste terre. E dal 1790 in poi assunsero anche il valore di moneta corrente. Successivamente poi, vista la necessità di avere sempre maggior denaro, questi assegnati continuarono a essere stampati in maniera eccessiva, superando il valore reale che avevano i terreni che loro stavano a simboleggiare, diciamo. Questo causò un forte circolo inflazionistico, con conseguente aumento dei prezzi molto più alto rispetto a quello che fu l'aumento dei salari, e quindi si arrivò a una grave situazione anche dal punto di vista economico. La convenzione allora si trovò a dover rispondere a questi problemi. In campo economico venne proposto un razionamento dei viveri e venne applicato un calmiere sui prezzi e un calmiere sui salari. Molto più complicato fu quello che invece venne fatto in campo militare, dove vennero presi dei provvedimenti eccezionali. Innanzitutto venne istituita la leva obbligatoria per tutti gli uomini atti alle armi. Poi venne istituito una commissione di difesa generale che era incaricata di sorvegliare le persone sospette di essere nemici della rivoluzione, e un tribunale rivoluzionario che era invece incaricato di giudicarli senza che loro avessero possibilità di appello. In ultimo il Comitato di Salute Pubblica, che è un ente che ha pieni poteri in politica interna e in politica estera. A questo punto giungiamo alla fase centrale del periodo di cui stiamo parlando. Siamo nel giugno del 93 e all'interno della convenzione
attenzione ci sono delle due parti che sono in contrapposizione, che sono i montagnardi e i girondini. I montagnardi di cui fanno parte i giacobini, i cui leader è Robespierre, riusciranno a prevalere sui girondini e far giustiziare, con l'appoggio dei sanculotti, 29 dei loro deputati. E da qui inizierà un periodo della Francia, un anno quasi, dove governerà il Comitato di Salute Pubblica controllato da Robespierre, che instaurerà una sorta di regime dittatoriale. E durante questo periodo si giungerà al periodo che è detto periodo del terrore, a causa delle continue esecuzioni che verranno fatte per tenere calmo il popolo e per riuscire a eliminare i cosiddetti nemici della rivoluzione. Allora, la prima decisione che viene presa dalla nuova convenzione appoggiata dai Girondini è quella di stilare la Costituzione dell'anno 1, che è stata preceduta da una seconda dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Poggia su principi molto democratici, quali sono il diritto alla sovranità popolare, il diritto al lavoro, il diritto ai beni di sussistenza, e poi prevede un suffragio universale maschile e non più un suffragio ristretto. Altri provvedimenti importanti che vennero presi dalla Convenzione furono l'istituzione del matrimonio civile e la possibilità di divorzio, l'abolizione della schiavitù, una riforma del calendario nel quale venne aggiunta una festività per la Dea della Ragione e una festività per l'essere estremo, che sono delle supremo, che sono delle festività laiche, che vanno quindi contro il cattolicesimo. E poi vennero introdotte delle nuove unità di misura del sistema metrico decimale. Forse mi sono dato pure. Allora, ovviamente questo continuo, diciamo, periodo del terrore, appunto, dove si susseguirono varie esecuzioni, non fu più possibile da sostenere per il popolo, perché c'era una situazione di paura e di sospetto continua. A questo inoltre si aggiunse la crisi economica e la paura dopo che Robespierre, per eliminare quelle che furono le opposizioni, ci furono tre movimenti di opposizione, la corrente di pensiero degli indulgenti, gli erbetisti e gli arrabbiati, Robespierre fece in modo che il Comitato di Salute Pubblica approvasse delle misure estreme, per cui fu possibile praticamente far eliminare tramite ghigliottina tutti i suoi oppositori, e si arrivò a uccidere quasi 17.000 persone nel giro di un anno. Questo appunto non era più sostenibile, perse l'appoggio del popolo e l'appoggio della Convenzione, che con l'appoggio dei sanculotti ne ordinò l'arresto e l'esecuzione pubblica il 9 ottobre del 94. Dopo la caduta di Robespierre si giunge a un periodo in cui la Convenzione stilerà la Costituzione dell'anno 3 sotto il controllo dei cosiddetti termidoriani, che sono coloro che hanno organizzato l'arresto di Robespierre, che è avvenuto in una data che viene chiamata 9 Termidoro, e per questo appunto termidoriani. La Costituzione dell'anno 3 rappresentava dal punto di vista democratico, diciamo, un leggero passo indietro, perché si ritornava a un suffragio ristretto e un regime censitario, dove avevano il diritto di voto solo i proprietari di terreni, secondo il principio secondo cui solo le persone con dei terreni avevano diritto di prendere decisioni in ambito politico per lo Stato. E in questo senso vennero riconosciuti anche procedimenti che andarono a difesa della proprietà privata e al ripristino della libertà di commercio. Questo ovviamente portò a un nuovo aumento dei prezzi, perché venne abolita la politica del calmiere dei prezzi che aveva fatto appunto Robespierre, e quindi da questo punto di vista ci fu di nuovo un ritorno a un malcontento generale. Ci furono poi due riforme dal punto di vista amministrativo: il potere esecutivo passò al direttorio, formato da 5 membri, mentre il potere legislativo passò a un partito bicamerale, formato dal Consiglio degli Anziani e il Consiglio dei 500, dove il Consiglio dei 500 andava a proporre le leggi, che poi sarebbero passate al vaglio del Consiglio degli Anziani, che decideva se approvarle o rimandarle indietro al Consiglio dei 500. Questo appunto, come detto, però porta comunque un malcontento generale, dovuto soprattutto a un rincaro dei prezzi e quindi di nuovo a una crisi economica. E tra il 95 e il 96 ci furono varie sommosse popolari, varie ribellioni, in particolare una ribellione venne sedata dal giovane Napoleone, che era appena divenuto generale dell'esercito francese, e
la cosiddetta congiura degli eguali, fatta da persone che volevano instaurare in Francia un governo di tipo comunistico quasi, dove le terre venivano gestite da tutti, una condivisione dei beni e condivisione delle terre, e anche questa però venne sedata con le armi proprio sul nascere, e il suo principale esponente venne ghigliottinato. Infine si giunse al cosiddetto periodo del terrore bianco, dove i filomonarchici che sostenevano la monarchia e alcuni girondini che si erano sentiti, come dire, non posso usare offesi perché è molto peggio di offesi, vennero uccisi, si sentirono perseguitati dal periodo del terrore, volevano massacrare e perseguitare a loro volta i giacobini per aver permesso tutto quello che è successo durante il periodo del terrore. E con questo finisce di fatto quello che è il periodo puramente rivoluzionario della rivoluzione francese. Poi continueranno una fase moderata per altri anni, ma qui finisce di fatto storicamente la rivoluzione francese.